Un centro di ascolto per i maltrattanti. Si tratta del progetto Itinere, la cui sede è stata inaugurata questa mattina in via Polacchi a Pescara, alla presenza anche del questore, del prefetto e del sindaco Masci. La violenza degli uomini sulle donne, soprattutto tra le mura domestiche, è aumentata esponenzialmente durante la pandemia. Questo particolare progetto non si rivolge tanto alle vittime, quanto piuttosto al recupero del carnefice. Si tratta di un centro che accoglierà uomini che hanno fatto violenza o temono di fare violenza e li accoglieremo in maniera rispettosa, senza nessun giudizio critico rispetto a loro come persone, ma criticheremo semplicemente gli atti, metteremo in crisi la modalità di comportamento, ma rispetteremo pienamente la persona, quindi gli uomini possono fidarsi di noi e venire tranquillamente. E abbiamo visto che almeno la metà degli uomini che arrivano vogliono cambiare, anzi ne hanno bisogno, ne sentono il bisogno. Purtroppo ci sono pochi luoghi per gli uomini per sviluppare il cambiamento, luoghi dove gli uomini possono essere veramente se stessi e raccontarsi. E quindi questo è uno di questi luoghi e gli uomini nelle nostre esperienze lo apprezzano molto. Purtroppo non c'è una cultura del contrasto alla violenza e molte volte basta poche indicazioni e gli uomini capiscono, cambiano molto con poche indicazioni. Quindi sì, è una cultura da cambiare e finalmente si sta capendo che sono gli uomini che devono cambiare e non si carica più la responsabilità solo sulla vittima che deve allontanarsi, deve mettere in salvo i figli. Il centro avrà una sua linea telefonica d'emergenza, organizzerà colloqui individuali e di gruppo con lo scopo di promuovere una cultura egalitaria sensibilizzando sul tema della violenza di genere, contro la quale la repressione del sistema giudiziario e poliziesco non può essere sufficiente. Se ne parla sempre di questo fenomeno l'8 di marzo e il 25 di novembre, che ricordiamo è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e poi si tace. Noi su questo invece ribadiamo che è un qualcosa che il contrasto alla violenza si fa 365 giorni all'anno, anche con questi progetti. Progetto innovativo, il primo in Abruzzo, fra i primissimi in Italia, dove noi spostiamo un po' l'attenzione, non solo. Tutti i progetti fino adesso, tutte le attività sono finalizzate alla protezione della donna vittima di violenza e alla prevenzione del fenomeno. Qui invece poniamo l'attenzione sull'uomo.